Io, prima di ascoltare la signora, volevo suggerirvi di leggere la parte finale, tutto il libro bellissimo, con una lirica, una delle più belle che io abbia letto, che è Berlino. E questa lirica si chiama Preghiera. La lirica si chiama Preghiera, e lui la cita a fine del libro, e chiudendo anche con una riflessione sulla comunità di destino che avviene tra chi cura e chi è curato. Io pensavo di chiedere che cosa intende questa comunità di destino tra chi cura e chi è curato. Certo, bellissima domanda anche questa. Comunità di cura è qualcosa di cui abbiamo una percezione, siamo una percezione frequente, abituale e scontata, fra chi cura e chi è curato, fra una madre e una figlia che sta male, la comune immedesimazione nel dolore, nella disperazione della madre, della figlia, nello psichiatra per il paziente. Questa, in qualche modo, è la premessa, per così dire, anteriore, guai a quelle psichiatrie, guai a quegli insegnanti, guai a quei genitori, le tre professioni possibili, come sapete, secondo Sigmund Freud, che non arrivino nemmeno a vivere la parola, il gioco semantico appunto di comunità di cura come una esigenza alla quale non bisognerebbe abdicare mai, perché se non siamo salvo che non fossimo certo sopraffatti dal tristezza, dall'angoscia, dall'anarchia, allora cose queste che si fanno quasi impossibili, ma in condizioni, per così dire, di almeno apparente equivalenza psicologica nel dolore, la comunità di cura certo oggi sigilla il fatto che noi non siamo dalle linze bollati, dalle finestre chiuse, dalle finestre barrate, dobbiamo essere mollati dalle finestre aperte, mollati che intanto con la ragione, con la mollati. Creiamo una parola un po' complicata, creiamo intermonadologia, cioè intersoggettività, quello che io sono, quello che stasera io ho detto, le cose che ho detto, le risonanze che hanno destato in me le domande, ma anche questi volti che parlano appunto, mi hanno comunque fermato. Venendo qui e uscendo, e non è retorica questa, anche Gadamer l'ha letto, quindi se volete a volte chiamo questi testimoni quando dico cose che possano destare così inquietudine sulla sanità di uno psichiatra, no? che corre lungo sentieri lunari. Ecco. La comunità di cura come premessa di ogni forma di vita, di ogni forma di comunicazione, di ogni forma di contatto che dovrebbe avvenire anche nella vita di ciascuno e di ciascuna di loro. Non c'è relazione umana, non c'è colloquio, anche il più semplice, se non c'è questa percezione che siamo comunque tutti in qualche modo condannati ad una condizione umana nella quale il dolore e la sofferenza entrano in gioco. Nella comunità di destino, che certo è una immagine felice, come Bauman ha con il concetto di liquidità, posso scrivere mille libri, ancora oggi, per carità, scrive cose bellissime, con il concetto, con questa immagine di comunità di destino che devo, e l'ho citato, a uno dei grandi psichiatri
tedeschi, von Gestatte, uno psichiatra al quale Rilke, il grandissimo Rilke, era stato mandato dal proprio medico, e anzi anche da lui, Salomè, ecco appunto, per essere sottoposto ad una psicoterapia. Benché Rilke si sia opposto, abbia rifiutato di farlo, perché temeva che gli angeli, conoscete le leggi divinesi, no? Che gli angeli sotto l'azione, sotto l'influenza della psicoterapia scomparissero. E allora, bene, invece nelle comunità di destino, qualche modo il salto kierkegaardiano è molto più temerario, è molto più coraggioso, nel senso che non ci si limita, come nella comunità di destino, a interpretare quelli che sono le sorgenti del dolore, dell'angoscia, della disperazione, e ritrovare anche dei motivi che consentano di essere portatori o portatrici di cura. Nelle comunità di destino alcuni di noi riescono a vivere il dolore, l'angoscia, la disperazione, la malattia dell'altro come se fosse il nostro proprio destino. E allora c'è in qualche modo un salto di qualità tra una relazione fatta alla ricerca di quello che ci può essere utile a chi cura e utile a chi è curato. Con questa bellissima immagine della comunità di destino si entra invece, se volete, in un piano più leopardiano, in un piano più dantesco probabilmente, in un piano, per così dire, esistenziale, per cui davvero il dolore, la sofferenza, la nostalgia, i desideri dell'altro diventano misteriosamente, perché come si fa ad arrivare a questo? Ecco, però, allora, ecco, quindi davvero la mia sofferenza, la mia angoscia, la mia disperazione. Quando questo avvenga, senza dubbio, chi è dall'altra parte riceve qualcosa di ancora più alto, qualcosa che non può essere programmato, perché se noi ci programmassimo continuamente a prendere un certo punto, voglio così entrare nella sfera della comunità di cura, poi la vita quella, adesso non basta, magari allora voglio, insomma, l'indicibile, l'imprevedibile, il mistero sta a fondamento di una definizione come questa, la comunità di destino, che però è anche quella che a nostri forse anche no, accennato è anche quella che quando una paziente o un paziente entra nello studio di un medico, prima ancora che dica qualcosa, già negli occhi, nel guardo, nel modo con cui il sorriso, si colgono radici comuni. E allora, seppure con tutti i rischi che corrono fra, non vorrei adesso dire cose molto complicate, chi ha detto scendere, sa benissimo cosa voglio dire, la comunità di cura si muove lungo il cammino della immedesimazione. Io mi medesimo, sono che possono essere tutta bene. Nella comunità di destino io mi identifico. Certo, identificarsi a correre i rischi, perché se io mi identifico troppo, evidentemente perdo quella distanza psicologica, non è la distanza di metri, come sapete possono essere 100 metri che separano due persone, che però possono invece essere vicine, essere altre, soprattutto nelle famiglie oggi, vicinissime, perché invece sono lontanissime, perché questa comunità di destino, con fatica, questo tempo, esige probabilmente che non si diventi, bisognerebbe lasciarli folgorati dalle tecnologie, che è un discorso senza fine,
da quella più banale che è la televisione, che allora sento per la televisione, per il modo con cui la televisione affronta questi problemi, i nostri, questo è il nostro incontro, a partire dalle cose perfettamente inutili. Ma invece, se anche per una sola persona, le cose di cui abbiamo parlato, quelle che abbiamo sentito, quelle che rappresentano la nostra vocazione, salvasse anche solo una persona, un'immagine di queste che viene nel mio predecessore, che dirigeva, ho citato più una volta, che dirigeva l'ospedale psichiatrico, per lui, per sua tragedia, per il mio stile, per mia fortuna, quello femminile, si è andato comunque, ecco, sicuramente ha scritto cose bellissime che diceva appunto questo, anche salvare una sola persona dal senso della nostra vita che si realizza. E poi ti dico, due fragilità formano un arco, per cui c'è una fragilità che è un'altra delle componenti essenziali. E Nardi mi aveva chiesto di pubblicare un piccolo libro, vede sulla fragilità, cosa che avrei, però poi non ho dato dei danni. Voce. Tema che mi è stata sempre affascinato, perché la fragilità è quella che ai test di ammissione, medicina, psicologia, no? Se parla di crimine non ammette, fragilità, che poi timidezza anche, anche quella che agli occhi di insegnanti che non sanno ascoltare gli invisibili, sono considerate come successi, improduttivi, distratti, pasticcioni, pigri, che pensano dall'altro. E allora il segreto, almeno l'ultima mia speranza, che nasce comunque, perché non si spera da soli, si spera solo quando c'è qualcuno con il quale noi speriamo di aver scritto, io spero insieme a te, perché se lo spero insieme a te, si crea in noi, cioè l'intersoggettività. Questa speranza è quella che Anna Benedetti mi ha dato, continua a darmi e che mi aiuta anche, francamente, ad andare avanti e poi a venire qui uscendo con questa indicibile commozione, anche soprattutto ecco, con questo cambiamento che comunque misteriosamente avviene anche in chi parla e trova questa consonanza, queste sintonie, passiamo un po' tolto del linguaggio, ecco, che danno un senso ad una comunità che non è di cura, ma che magari può essere una comunità di destino, perché le due cose sostanzialmente non si verificano. Ci sono comunità di destino, come sapete, quelle che in teoria ci potrebbero legare, che non hanno la permessa più finita, cioè di dare più psichiatrica, più valida, più prosastica. Soltanto appunto Thomas Mann, soltanto se la prosa diventa poesia, allora riesce a farci capire qualcosa di quello che mi serve. Grazie per aver fatto tutte cose, ci speriamo di star bene.